Angelo, siamo qui per ricordare Giuliano Fiorini, il tuo ricordo personale. Il mio ricordo di una persona fantastica, un centravanti grande, l'attaccante più forte al mondo senza fuorigioco, è di un ragazzo meraviglioso, un punto di riferimento per me che ero molto giovane. Angelo, tu eri in campo quel giorno di Lazio-Vicenza, il ricordo di chi l'ha vissuto dal terreno verde, un tuo ricordo particolare? Il ricordo di tantissime persone, tanti tifosi della Lazio, già 2 ore prima della partita, e il ricordo particolare è il boato dello stadio al gol di Giuliano, ricordo i decibel del boato, difficilmente ho sentito un boato così intenso. Prego.